Amici di Bracemi ancora, benvenuti alla prima edizione della Galletto King Cup. Ragazzi, oggi tre chef professionisti si sfidano a colpi di fiamme a realizzare la migliore versione del Galletto Valle Spluga. Intanto vi dico dove sto: DuPont House, ristorante Steakhouse a Mentordondo. Questi ragazzi sono i numeri uno per la carne e non solo, sarà il teatro della sfida. Però adesso vi presento i tre concorrenti, tre chef professionisti. Lui è Sebastian, chef del ristorante L'Artigiano in Salice da Voghera, dove ci sono le casalinghe annoiate. E Federico, grigliatore ufficiale del ristorante Dalina Stimigliano, molto bravo. E lui è Yuri, gioca in casa perché lavora qua, ma non vuol dire un c***o. Ragazzi, il format, il contest, la sfida è molto semplice. Questo è il Galletto Valle Spluga, 500 grammi di carne bianca, e i nostri tre chef dovranno realizzare la miglior versione. Ricetta libera, gli abbiamo detto: ragazzi, spaziate, creatività, fatemi vedere quello che siete in grado di fare. Questa è la cucina dove si confronteranno, qui cucineranno, è una cucina molto ben fornita. Io sono con Alessandra, proprietaria e chef di questo bel ristorante. Allora, in questa cucina ci sono tre dispositivi di cottura. Noi faremo, ragazzi, un'estrazione a sorte, e a chi tocca non si ingrugna. Presentacela un po' sta cucina. Allora, che ci abbiamo? Fry top. Questo è fry top, ok, piastra semplice, liscia. Lineare, liscia, si mette qua e si cucina. E si cucina. Il secondo qual è? Sarà il Jasper, che bello, si sta accendendo. Questo, ma questo è meraviglioso. Questo sì. Ok, poi abbiamo quest'altro. Sì, il wheel grill. Sì. Che funziona il raggiamento. Dove sta il fuoco qua, scusa? Sopra. Ah, non ci sta il fuoco. Ah, altra tecnologia. Ok. Sì. Tre, si accende e vai. Secondo te, dei tre dispositivi di cottura, qual è quello più rognoso? Forse il fry top. Il fry top, ok. Quello secondo te che salta al meglio? Il Jasper. Sempre se uno lo sa usare. Ragazzi, in queste tre buste ci sono i tre dispositivi di cottura sui quali andrete a cucinare. Ovviamente estraiamo a sorte. Vieni, va Federico, iniziate, va. Quale vuoi dei tre? Jasper. Jasper. Bastian, vai, apri te, va, che sono curioso. Fry top. Ci lavori tu sul fry top al ristorante? Sì, sono contentissimo. Quindi giochi in casa, giochi. Bene. A Yuri, che apri ma fa tua. Ragazzi, in cucina Alessandra vi dà le ultime indicazioni, io accolgo i giurati che sono arrivati. Primo giurato, Franchino il criminale, c'è il canale YouTube fighissimo, narrazione del cibo tutta tua, seguitelo. Io sto qua solo per due motivi oggi. Perché? Per te. Grazie. E perché sono un appassionato di galletto. Mi fa piacere, va bene. Per resto non saresti mai venuto. Amo di te la sincerità. Lui è il secondo giurato. Vabbè, comunque Pratt, carni bianche come stai messo? Ah, io adoro il pollo, spesso più dalla carne rossa, perché davvero mi sento un attimo più... più leggero. Sì, è una cosa molto... non so se è solo mentale, poi chiediamo pure al Franchino, che invece è esperto di queste cose. Però la carne bianca... l'ha incazzato di su oggi, lascialo perdere. Non gli chiedo niente. Sì, lascialo perdere. Bravo, io guardo fa una battuta boomer prima di finire. No, falla te. Ok, galletto. Galletto. Perché si chiama galletto? Perché c'ha sempre sonno. Galletto. Terza giurata, Francesca, versami ancora. Dove c***o sei stata negli ultimi tre mesi? Ma sei un morico? Dove c***o sei stata? Ma che sto stare a fa? Vabbè, comunque, vabbè, tu scegli il vino. Tu c'hai un ruolo fondamentale, sì, oggi. Sì. Voglio vedere se questi, oltre a cucinarlo bene, sto galletto, sono in grado anche di farci un abbinamento decente. Ma tanta difficoltà, tantissima. Falli faticare. Ok, vai, okay. Grazie. Dai, ciao. Ogni giuria che si rispetti c'ha un presidente di giuria. Io, per dare una sorta di dignità gastronomica a sto format, ho chiesto a Paola, anche del mestiere fa la chef, quella professionista, vero? Sì, cioè, se... Paola, mi vieni a far presidente di giuria? Io te rapirei e scapperei su un'isola deserta con te, ma credo che non si possa no, fare, perché no, tu la sera lavori, no. Sì, sì, a casino, sì, sì. Un ristorante che si I chiama carnivori. I Carnivori, ok. Tono qual è tutto. La cosa più difficoltosa? Galletto? Il galletto bisogna stare attenti alla cottura del petto. Del petto. Tendenzialmente il petto, un po' in tutte quelle che sono le carni bianche, può asciugarsi, ma sono tre chef professionisti, quindi penso che... Come dite voi chef, il petto ti manda in merda. Ti manda, vabbè, così. Non doveva, sì, Ho detto io. Ci serve un po' di attenzione. Bravissimo, ok. Va bene, allora, devi spiegare, diciamo, i parametri di valutazione a quei tre. Va benissimo. Quindi sto qua a spiegarvi quali sono i parametri di giudizio di ogni singolo piatto. Ci sono vari voci che devono essere rispettate. La prima, la presentazione alla base e nome del piatto. Poi, impiattamento e cromatologia del piatto. Succosità del petto, creatività della ricetta e sapore complessivo.
Michele, posso mettermi in un angoletto così osservo i ragazzi mentre cucinano? Tu sei il presidente di giuria, puoi fare come c***o te pare. Allora mi metto là, zitta, muta e poi... Per, Paoli, per me puoi andare pure dentro al gioco. Mi faccio un giro sulle postazioni. Ok. Allora Yuri, spiegami un po' cosa stai facendo, qual è la tua ricetta? La mia ricetta è il galletto sì? In tre peperoni, quindi sono tre peperoni, tre consistenze. Adesso sto preparando peperoni in agrodolce. Okay. Da mettere in forno con aceto di mele, sale e salsa Worcester. Fede, allora a che punto sei? Stiamo iniziando la marinatura. La marinatura? Sì. Dai, dai, che il tempo scorre. Sì. Ti sei portato dei preparati da casa per fare la tua ricetta oggi? Qualcosina sì, un torlo d'uovo marinato 72 ore che non potevo farlo al momento, esatto. Quello lì è un sale maldon affumicato, un fondo di volatile fatto con gli scarti che andremo a fare. Quindi abbiamo bisogno di circa 7-8 ore di preparazione per quel fondo. Ma sei sicuro di stare nei tempi? Non credo, non credo. Ti vedo un po' in ritardo con la preparazione. Raccontaci un po' che stai facendo. Stiamo marinando il galletto con olio, aglio, arancia, salsa di soia e un po' di spezie varie. Bene ragazzi, io sono qui dentro nella cantina perché a parte che fa freschissimo, temperatura perfetta, ma Michele mi ha chiesto di scegliere 5 cose da abbinare a questi piatti. Ora, io ho scelto 4 vini e una birra. Ovviamente ci saranno delle difficoltà altissime perché Michele mi ha detto li devi proprio distruggere. Ora vi faccio vedere al volo i vini che ho scelto e la birra. Primo vino, Eraldo Dentici Curcolione, questo è Montefalco Rosso. Secondo vino, Torrontesse, qui siamo in Sud America, vino aromatico, bellissimo. Terzo vino, Dolcetto d'Alba, questo è il vino della casa proprio di quelle zone, siamo in Piemonte. Passerina, siamo in Abruzzo, una passerina speciale, vediamo che cosa succede. E una birra locale. Ragazzi, 10 minuti, forza un po'. Dai, mettete sta roba dentro i piatti. Dai, che mi dai da mangiare? Dammi un pezzo. Che mi dai da mangiare? Mi ha dato questo. Mancano esattamente 40 secondi. Paola, vieni qua. Hai finito? Quindi tu sei il primo che farà assaggiare il piatto ai giurati. Bene. Ok. Poi finisce, diciamo, a foto finish. Yuri, tu sei un pochino indietro. Tu sei un pochino indietro, hai finito il primo, va bene. Quindi l'ordine di assaggio è Sebastian, Federico, Yuri. Vi aspettiamo al tavolo. La gara non è finita perché adesso c'è Francesca che c'ha un paio di cosette da chiederti, va? Auguri. Molto bene, allora c'è un vino che può esaltare il tuo piatto, altri due che possono renderlo mediocre e uno che lo può distruggere. Dovresti anche assaggiare, direi. A dopo. Seba, vieni qui, tu sei il primo ad aver finito, ora assaggeranno il tuo piatto. Nome del piatto? Il gallo e la gallina. Allora abbiamo il petto del galletto alle spruga, appunto. Ah, sì, apro una parentesi, il petto del galletto alle spruga, ragazzi, è super, perché non è spesso, cioè, grosso tipo un mattone, tipo l'altri, diciamo, polli, no? E il galletto c'ha il petto più fino, giusto? Quindi viene meglio. Esatto. Viene più morbido, scusa, esatto, ti ho interrotto, esatto. Perdona, ma dovevo dire sta cosa. Dicevi? Poi abbiamo, dalla parte della gallina, una chips di albume. Sì. Con una bottarga di tuorlo d'uovo, quindi una bottarga, un tuorlo d'uovo che va a marinare per 72 ore in un sale bilanciato e qualche aroma. Alla fine l'abbiamo... Zucchero? Lo metti? Sì, sale bilanciato appunto con lo zucchero e poi si può creare la massa per tenere tutto assieme, che possono essere i fagioli oppure ceci e quant'altro. E qui nel brichetto del latte che c'hai? Qua nel brichetto del latte, essendo che ho utilizzato solamente il petto, con tutto lo scarto, per non fare scarto sono andato a fare una demi-glace di volatile con un remoyage, quindi un che? Un remoyage, Paola, una tecnica... che cazzo sarebbe francese. Remoyage? Ma meno male che non hai detto a Franchino remoyage. Ma se dicevi a Franchino remoyage, chi è sto remoyage? Il remoyage, dopo la fine del fondo, si riparte dall'inizio con gli stessi scarti per tirare al meglio
il tutto dal... Diciamo, qua. Ma tu remogliaci, l'hai mangiato. Io quando ho sentito remogliaci che stavo per dare una bicchiera. E non avevo dubbi. Grazie, Franchi. Ma mangia con le mani! Ma se lo faccio le mani, io posso farlo con le mani. Un'altra volta mangiavi pure il piatto. Senti, com'è andato il primo chef? Allora, il primo chef è andato benissimo. Sì. Molto tecnico. Sì. Ci sono vari passaggi, anche abbastanza difficili. Ha sferificato e poi soprattutto ha fatto una demi. E l'ha rinforzata con un passaggio, un ulteriore passaggio, che l'ha resa un po' più sapida. Ecco, io su questo avrei fatto una demi un po' più leggera. Ok, forse mettendo anche una quantità inferiore di demi. Gli ha dato troppo di sale, insomma. Sì, okay, tende ad essere leggermente sbilanciato di sale, ma il piatto veramente è pensato, dietro c'è un grande studio. Grazie. Ciao Federico. Ciao. Vedo un coscio, un sovraccoscio, un petto, aspetta, un'ala. Scusa, ma questa è sferificazione? Ammazza, come sferificazione. Come stanno a sferificare? Ce l'ha un nome questo piatto? Sì, come si chiama? Il galletto viaggiatore. Il galletto viaggiatore. Il galletto viaggiatore. Un po'. Perché viaggiatore? L'Asia. È volato un po' in Asia, ha preso la salsa di soia, un po' al sud, le arance. C'è fatto un bel giro. Fa. Sì, era libero, ho fatto un bel giro. Da quali parti del galletto hai usato? Allora, ho usato il coscio, sì, il petto e l'ala. Sì. E marinatura, volevo rimanere sul classico, quindi è un po' di rosmarino, aglio e salvia con l'aggiunta di salsa di soia per... Sempre nella marinatura? Sì, una nota un po' di sale e un po' di succo d'arancia. Ok. E la salsa è una salsa di carote, un fondo di cipolla, carote e arancia, frullata. E... Ok. L'osso. Che hai trovato? L'osso. L'osso nel petto. L'osso nel petto? Sì, pure io. Braccio. Pure animale. Male. Porca miseria. Allora, Yuri caro, allora, tu sei stato l'ultimo. Giocavi in casa, sei stato l'ultimo. Allora, è un pollo marinato, quindi è abbastanza piccante e speziato. Che succede? Galletto. Hai detto porca miseria! Oh, mamma mia, questo fuori onda è meraviglioso! Galletto in tre peperoni. Okay. Ok. È marinato, sì, quindi è particolarmente piccante. Sì. Però va aiutato quindi con la dolcezza del peperone arrosto, sì, dolce, e con la marmellata dei peperoni a, diciamo, spegnere questa nota piccante. Cioè, ma qualcuno ci ha indovinato con abbinamenti? Nice. Niente. Zero. Niente. Ragazzi, una tragedia. Che vuol dire questo? Che secondo me devono studiare. Devono studiare, perché hanno ammazzato tutte e due i loro piatti. Sì, però sti cosci sono crudi. Detto e petto no, ma cosci sì. Ecco qua, è crudo. Questo è crudo? Sì, purtroppo. Grave sì. Errore. Purtroppo, la carne errore. Bianca, ragazzi, ancora non... Erroraccio. Ci sono chef stellati che hanno fatto pure... carpacci di coniglio, però io direi rimaniamo meglio di no. La carne bianca cuociamo. La carne bianca se deve voce. Ragazzi, questo era l'ultimo piatto, che ne pensate? Oh, è incredibile che sarà una puntata all'insegna del paradosso. Cioè quello più sostanzioso è quello dove ha peccato magari in più nella cottura. Peccato, quello davvero più fantasioso, peccato. Sempre... Davvero peccato, cioè un difetto in ognuno dei piatti, è vero? Però... L'abbinamento com'è andato? L'abbinamento malissimo. No, ragazzi, dai. Hanno ucciso tutti i loro piatti. Massacrati. Ma male male, dai, proprio. Dai, sarà stata l'emozione, ragazzi. La cottura pure è sfuggita in un paio di piatti in maniera abbastanza eclatante. E qua, in teoria, questo secondo era me era quello, il più buono al sapore sì. complessivo. Però peccato che è crudo. È una gara, raga. La cottura deve essere considerata. L'emozione c'è. A Franchi, l'hai messo proprio uno, cioè pessimo. C'è una sul sapore complessivo, perché la succosità del petto invece gli ha dato il massimo. Il petto era ben cotto e succoso, purtroppo il coscio era crudo. Quindi la ricetta era anche buona nel complesso, però se mi porti il pollo crudo poi non è mangiabile. Non è la NCS, non ci siamo. Non ci siamo proprio. 17, 20, alla 53, 46, 42.
abbiamo il vincitore. Allora ragazzi, la classifica è fatta, ha vinto uno bravo e via via tutti gli altri. Sono tutti e tre bravi. Sono tutti e tre bravi. Solo che magari sono un po' emozionati. Invece io voglio dire un'altra cosa, scusate, Franco, ero un po' chef, che oggi secondo me non abbiamo premiato il piatto più buono, ma abbiamo premiato chi ha fatto meno errori. Questo. Purtroppo è così. Proprio questa. Ci sono stati due piatti eclatanti. Sarà sicuramente l'emozione, però la cottura è importante, soprattutto nel pollame. Battute finali, ragazzi. Adesso Paola entra e alza il braccio al vincitore. Paola, vieni là! Dentro, caro Sebastian, c'è il tuo premio, una bella scatola di cioccolatini per il 15 di giugno, 40 gradi fuori. Ti apri, va. Io mica lo so che c'è dentro. Speriamo che siano stati generosi. Che dici? Coltello della Berkel, mica male, eh? Bravo. Bellissimo. Sebastian, complimenti. Grazie. Bravo, ottimo. E mo parlo io perché i giurati si sono espressi. Ragazzi, vi abbiamo mostrato come con un prodotto che costa meno di 5 euro si riescano a realizzare piatti super, piatti gourmet, tanta roba. Ovviamente ragazzi, se messi in mano ai professionisti, però magari scopiazzate, prendete spunto, qualcosa di buono esce pure dalle vostre cucine. Io personalmente ragazzi, se avessi potuto votare, avrei fatto vincere questo, perché mi è piaciuto l'approccio con tre tipologie, mi è piaciuta l'idea, mi è piaciuto diciamo tutto quanto nel complesso. Ho rosicato perché questo non mi ha messo la coscia, e io ragazzi la coscia me la voglio mangiare. Mortacci quanto è buona, preferisco sempre mangiarmelo il coscio. In questo caso ragazzi il mortacci quanto è buono ci sta veramente bene, non lo posso dire solo io, i chef e i giurati non lo potevano dire. Concludo ragazzi presentandovi l'ultimo prodotto nato di casa Galletto alle Spruga, eccolo qua. È praticamente ragazzi un galletto già cotto, si rigenera con 10 minuti di piastra e assicurano da casa Valle Spluga che è buono come quelli fatti dai nostri chef. Quindi ragazzi, se voi interessato, se lo volete nel vostro ristorante o nel vostro pub, seguite Galletto Valle Spluga sui social e ve lo ordinate. Io vi ho detto tutto, un abbraccio ragazzi, sono felicissimo di aver dato vita alla prima Galletto King Cup. Ho detto tutto, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao!